Come è iniziato e come è finito. In questo video vi parlo della storia di un mio dipinto. Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi proviamo un tipo di video un po' diverso dal solito, nel senso che in questo video non ho pensato di darvi dei particolari consigli, mostrarvi delle particolari tecniche, semplicemente voglio farvi vedere l'intero processo di realizzazione di questo dipinto che ha richiesto circa 9 mesi e che finalmente sono contenta di aver finito e di poter condividere con voi. Penso che si tratti davvero di un processo interessante perché ha subito tantissime trasformazioni nell'arco dei mesi che vedrete in questo video se non avete già visto il risultato finale su Instagram o sul mio sito. L'idea per questo dipinto in realtà è nata circa nel 2017 come una sorta di rivisitazione dell'iconografia del San Sebastiano, molto comune nell'arte religiosa italiana. Come vi dicevo, questo dipinto ha subito tanti e grandi cambiamenti. Se volete approfondire la prima parte di questo processo pittorico, vi lascio qui in alto a destra il link per vederla in modo un po' più completo. Negli anni ho sempre messo da parte questo soggetto perché lo trovavo veramente complesso, molto superiore alle mie capacità nel tempo. L'anno scorso però, presa dall'entusiasmo, ho deciso di iniziare questa tela, forse su un supporto che ora ritengo un po' piccolo, perché questo è un 60x80, oggi lo farei su una tela un pochettino più grande, ma non avevo idea di dove sarei andata a parare con questo dipinto. Infatti ho iniziato affidandomi molto a un'immagine di riferimento da cui poi ho deciso di prendere le distanze e che ho mescolato con altre immagini di riferimento, quindi si tratta di una sorta di corpo Frankenstein e l'obiettivo principale era quello di farlo sembrare il più naturale e realistico possibile. Vedete che sto ridisegnando tutte le mani e le braccia che prima avevo fatto e è perché le mani di prima mi sembravano tutte molto statiche, inoltre erano anche tutte mani sinistre, quindi lo trovavo un po' pigra come scelta compositiva e poco efficace. Ho pensato quindi di rifare tutte le immagini di riferimento e ridipingerle da capo e ho trovato veramente una grande soddisfazione in questo remake, anche perché per me ha preso un po' un significato simbolico, nel senso che nella metamorfosi di questo dipinto rivedo un po' la mia crescita come artista. Non voglio iniziare un discorso motivazionale un po' banale, semplicistico, però credo davvero che con questo dipinto mi sono spinta oltre i limiti delle mie capacità di volta in volta, di sessione in sessione, e quindi la sfida più grande è sempre stata quella di elevare le mie capacità tecniche e compositive e rappresentative all'altezza della mia idea. E è stata una sfida grandissima che alla fine penso di aver superato, perché ora mi ritengo soddisfatta del risultato finale, ma vi ricordo che ci ho messo circa 9 mesi. A un certo punto non sapevo proprio come andare avanti e quindi ho fatto anche alcune prove su Photoshop, sull'iPad. Questa è la registrazione di una sessione in cui provavo a capire di che colore fare lo sfondo. Alla fine non è andata così e vedrete presto come l'ho stravolto di nuovo. Inizialmente, anzi, c'erano anche delle scritte fatte dalle mani che poi però ho deciso di cambiare optando per qualcosa di un po' più leggero, insomma, perché già il riferimento al San Sebastiano era abbastanza cruento, diciamo così, quindi non volevo anche fare delle sorte di scritte scarnificate, mi sembrava un po' esagerato, quindi ho preferito sdrammatizzare nel modo in cui vedrete tra pochissimo. Tra le tante cose che mi ha insegnato questo dipinto c'è sicuramente il non aver paura di rifare qualcosa che non mi soddisfa, nel senso che di dipinti brutti non me ne servono, non me ne faccio niente, e se comunque qualcosa non mi soddisfa, vederlo finito mi dà più fastidio che altro. Quindi tentare di modificarlo anche a rischio di rovinarlo completamente era decisamente qualcosa che ero disposta a fare. Quindi si può dire che questo dipinto sicuramente mi ha insegnato il coraggio di insistere finché un risultato non mi convince.
Chiaramente però non tutti i dipinti possono richiedere così tanti tentativi e rifacimenti come questo e neanche così tanto tempo, perché sennò non andrei più avanti. Quindi un'altra cosa che mi ha insegnato questo dipinto, per quanto sia stato divertente farlo e rifarlo tante volte, è stato anche un po' pesante, quindi ho sicuramente imparato che dovrei iniziare a lavorare sui bozzetti, e dico dovrei perché nonostante so benissimo che è qualcosa che devo iniziare a fare, non mi decido mai a farlo per davvero. Mi limito magari a fare un piccolo disegno a grafite, una prova sull'iPad e poi voglio subito fiondarmi sulla tela perché sento di avere troppe idee e troppo poco tempo per riuscire a dipingerle tutte. Lavorare sui bozzetti però mi aiuterebbe sicuramente ad andare più a colpo sicuro sulla tela definitiva, ma anche a rendere le idee che mi vengono inizialmente un po' più elaborate, perché poi quando si dipinge si sblocca tutto un altro mondo di possibilità rispetto all'iPad o al disegno a grafite, ma soprattutto potrebbe anche aiutarmi a capire già negli stadi molto iniziali, investendo molto poco tempo, energie e materiali, quali sono le idee migliori che funzionano meglio quando vengono rappresentate e quali invece sono da scartare. E questo mi aiuterebbe molto nella selezione di quali idee eleggere, diciamo così, al diventare effettivamente un'opera. Un'altra cosa che ho imparato nel mentre, ma non solo dipingendo, anche guardando i dipinti di altri artisti, visitando mostre, musei, parlando anche con altri artisti, è che il livello di dettaglio che richiede un'opera è assolutamente soggettivo, nel senso che se in un'opera, ad esempio in questa, dipingo 12 mani, non devono essere necessariamente tutte super realistiche. Non so se siete familiari con le opere di John Singer Sargent, uno dei migliori ritrattisti britannici dell'Ottocento, ma lui dipingeva le mani veramente con pochissime pennellate e l'effetto che rendeva era incredibile. Quello con cui mi sono scontrata lavorando a questo dipinto era spesso la volontà di rifinire, aggiungere, modificare quel dito, quell'ombra sulla mano che ancora non mi sembravano abbastanza realistici, ma alla fine ho capito che in realtà un dipinto è bello se si vede che è un dipinto, perlomeno per il mio stile, che non è uno stile eccessivamente realistico. E quindi ho cercato di lavorare sulla scelta delle pennellate e sulla sintesi invece che perdermi nei dettagli, perché quando ci fissiamo con i dettagli, quello che succede è che veramente ci perdiamo. Perdiamo il senso generale dell'opera, ci chiudiamo in una zona molto molto ristretta e è come se andassimo un po' col pilota automatico. E sono sicura che molti di voi capiranno esattamente di cosa sto parlando. Un'altra cosa che ho fatto per la prima volta con questo dipinto sono state le mascherine. Non avevo mai dipinto seguendo mascherine fatte con lo scotch, con i fogli di carta, con qualsiasi cosa. Su Instagram vedo fare mascherine veramente con di tutto. Non le avevo mai fatte ed è qualcosa che ho imparato proprio lavorando direttamente a questo dipinto e devo dire che le ho trovate molto utili. Diciamo che se all'inizio pensavo che bisognasse controllare tutto con la mano eccetera, adesso se posso avere un modo più semplice per fare qualcosa di molto complesso in un dipinto che già mi ha richiesto 200 ore, lo accolgo volentieri. Un'altra cosa che ho sicuramente messo in pratica di più, se non imparato, da questo dipinto è l'essere un po' più giocosa nei miei soggetti, che spesso rischiano di essere o eccessivamente rappresentativi o eccessivamente, non so come dire, didascalici. È difficile parlare di pittura con le parole, mi capirete, ma ho capito che essendo la giocosità comunque parte della mia personalità, è importante per me includerla anche all'interno dei miei dipinti, sia attraverso i colori, sia attraverso i segni grafici. Insomma, ogni dipinto poi avrà un suo modo, un suo linguaggio, però penso davvero che sia importante per me non trascurare questo aspetto nella mia arte. Anche perché credo che in ogni dipinto, in ogni composizione, sia importante trovare una forma di dialettica, cioè due opposti che interagiscono tra di loro, senza scontrarsi, ma lavorando insieme, in modo da
accentuarsi e valorizzarsi a vicenda, creando anche diversi tipi di interpretazione, diversi sguardi, insomma una forma di dialettica all'interno del dipinto, perché comunque anche l'arte, non dimentichiamoci che è una forma di linguaggio, anche se non prevede le parole. La giocosità visiva che finisce poi nel dipinto, però, penso sia importante che faccia parte anche del processo pittorico, perché sì, chi non conosce il dipinto deve trovarla osservando, ma io in prima persona che realizzo l'opera, io artista, comunque devo trovare del divertimento, dell'ignoto, del mistero, insomma, che si scopre nel processo. E quindi, ad esempio, anche utilizzare tutti questi segni, questi colori così pastello, mi ha aiutato un po' a rompere quella rigidità, quella perfezione nella figura che spesso ricerco all'interno del mio lavoro. E lo fa rimanendo coerente con il messaggio che questo dipinto vorrebbe trasmettere. Tra parentesi, fammi sapere che cosa vedi tu in questo dipinto e che sensazione ti evoca, che cosa ti fa pensare. Non so se vi svelerò che cosa significa per me questo dipinto, però penso che la bellezza nell'arte sia il fatto che ognuno vede qualcosa di diverso all'interno della stessa immagine. Quindi se ti va, fammi sapere qui sotto, nella sezione commenti di questo video, le tue riflessioni o le tue impressioni su questo dipinto. L'ho fatto anche su Instagram, questo esperimento, e sono uscite fuori delle descrizioni, delle sensazioni meravigliose, quindi sono davvero molto molto curiosa di sapere anche che cosa ne pensi tu. E qui ho portato la tecnica del mascherino veramente alle stelle, perché volevo rifare completamente lo sfondo, perché mi sembrava un po' piatto, non mi sembrava ben sfumato con i bordi della figura, volevo renderlo un po' più dinamico, un po' più drammatico, e quindi assolutamente non potevo rischiare anche di dover andare a ripulire tutti i bordi della figura per togliere la pittura sbavata. Quindi ho fatto una super mascheratura isolando tutta la parte del corpo. Una volta fatto, sono andata poi a dipingere lo sfondo e un'altra delle tante lezioni che sicuramente mi ha insegnato questo dipinto è che devo imparare a fare lo sfondo prima del soggetto sopra, perché andare intorno al soggetto è veramente un'impresa, insomma. Quindi, se riuscite, lavorate prima ai vostri sfondi, è così che facevano i grandi maestri ed è c'è un motivo ed è così che dovremmo fare anche noi. Io non riesco ancora a mettermi in testa questa cosa, continuo a fare sempre questo errore, questa scelta, anche nei miei dipinti più recenti, quindi spero prima o poi, a furia di sbatterci la testa, che imparerò la mia lezione. Chi mi conosce lo sa che non amo dipingere paesaggi, ma adoro il cielo. Penso di non aver mai dipinto il cielo da solo, ma è comunque uno dei miei soggetti preferiti. Adoro guardarlo, fotografarlo, studiarlo con gli occhi e quando riesco, quando me ne ricordo, anche dipingerlo. E devo dire che mi è piaciuto tantissimo dipingere questo cielo, proprio perché dopo così tanta figurazione, dopo così tanti segni precisi, andare un po' più di astratto, gestualità, è stato veramente fantastico. Ecco qui gli ultimi ritocchi e poi il dipinto è finito. Io l'ho intitolato L'enfer sont les autres, tratto da una frase di Jean-Paul Sartre. Spero che questo sia evocativo abbastanza da farvi intendere quello che significa questo dipinto per me, ma io sono curiosissima invece di leggere che cosa ne pensate voi, che cosa ne pensi tu. Quindi, se ti va, fammi sapere qui sotto nei commenti che sensazioni, pensieri, emozioni ti evoca questo dipinto. Io spero che questo video, diverso dal solito, ti sia piaciuto. Se così fosse, non dimenticarti di lasciarmi un bel like e di iscriverti al mio canale per non perdere i prossimi video. Io ti saluto e ci vediamo sabato prossimo. Ciao!